questo tema della teoria gender portata alle estreme conseguenze impatta sui diritti delle donne, sulle battaglie, sulle conquiste, condivisibili o no, che le donne hanno fatto in questi anni. Ci sono esempi che lo dimostrano. Sport è il più eclatante ormai, ci sono intere nazioni nelle quali atleti maschi che hanno deciso di diventare donna giocano oggi nei campionati femminili e è giusto? Cioè è giusto che io competa in un determinato campionato non sulla base di quelle che sono realmente, diciamo, le mie caratteristiche fisiche, ma della mia, di quello che mi sento, perché è evidente che allora tutti gli uomini giocheranno ai campionati femminili e le donne lo pagano. Noi abbiamo già visto che cosa accade quando si vuole tentare di portare questo tema all'interno delle scuole. Abbiamo visto cose raccapriccianti senza che ci fosse una legge di riferimento. Ma davvero noi pensiamo che questo sia un modo per combattere la discriminazione? Questo è un modo per, diciamo, imporre un certo tipo di modello, per indottrinare al mondo ideale che vorrebbero le persone che sostengono questa tesi, cioè un mondo nel quale l'identità non esiste, un mondo nel quale siamo tutti fluidi, quindi privi di identità, privi di radici, privi di consapevolezza, privi di capacità di difendere i nostri diritti, privi del portato che ci portiamo dietro come civiltà, privi delle conquiste che abbiamo avuto, privi. Numeri, anelli della catena di montaggio, consumatori. Buoni per gli interessi delle grandi concentrazioni economiche, nessuno me lo toglie dalla testa.